Annuale assemblea dei soci della BCC Abruzzi e Molise, quest'anno è un evento particolare perché arriva a pochi giorni dalle cerimonie per i 120 anni di questa gloriosa banca nata da Tessa e che ultimamente si è sviluppata particolarmente in diversi centri di Abruzzi e Molise. Il direttore generale Fabrizio Di Marco ci fa il punto della situazione sullo stato di salute di questo istituto bancario. Particolarmente orgogliosi per la celebrazione di questa 120esima assemblea dei soci, un bilancio di grande soddisfazione, ma più che soddisfarci i numeri, siamo soddisfatti perché ogni giorno nei nostri sportelli incontriamo le persone del nostro territorio e incontriamo la gente, la nostra gente, che viene da noi per poter chiedere un consiglio, un aiuto, un sostegno. Questo lo facciamo da 120 anni, possiamo assicurare che continueremo a farlo perché anche noi siamo le persone di questo territorio e quindi chi più di noi lo può sostenere. Una serie di eventi accompagnano questo momento, questi 120 anni, ci sarà anche un prossimo evento in cui verrà proiettato un video celebrativo, mi sembra di aver capito. Sì, nel corso di questa assemblea proietteremo il cortometraggio dal titolo Il sogno diventa futuro, dove appunto viene rappresentata un po' la storia della nostra banca e quindi in 10 minuti, è un cortometraggio, viene rappresentato quello che Don Epimenio ha fatto insieme ad altri sacerdoti e altre persone di buona volontà di questo territorio, di Atessa. Nel corto appunto vediamo una carrozza che torna perché Don Epimenio era andato in Veneto a un congresso eucaristico e da lì portò questa innovazione nel nostro territorio cercando di convincere altre persone per poter dar vita alla nostra banca. In questo corto vengono fuori le parole coraggio, vengono fuori le parole fiducia, viene fuori la parola mutualità, libertà, futuro. E evidentemente Don Epimenio guardava lontano e quindi infatti una delle ultime immagini Don Epimenio parla proprio di futuro e se oggi siamo qui lo dobbiamo a lui e ad altri sacerdoti e altre persone di buona volontà del nostro territorio. Grazie a loro oggi e anche grazie a tutte le persone che hanno guidato, hanno governato la banca fino al giorno d'oggi. Quale futuro ci dobbiamo aspettare dalla BCC nel segno della continuità? Il futuro sempre di una maggiore presenza e sempre di un maggiore ascolto alle persone, alle nostre persone. Sicuramente anche noi siamo dotati di alta tecnologia per dare i servizi all'avanguardia, alla clientela, ma la differenza è l'incontro nei nostri sportelli, è l'incontro dei volti e degli sguardi delle persone. E nel corso di questa celebrazione ci sarà anche un evento ulteriore? Sì, ci sarà nel corso dell'assemblea anche l'inaugurazione di una scultura realizzata dal maestro Vincenzo Pellegrini, cittadino di Atessa e anche nostro socio. E questa scultura rappresenta il pittogramma che è il nostro simbolo, il nostro logo, che rappresenta un quadrato con altri due quadrati, in buona sostanza rappresenta le banche, le società del gruppo, il gruppo bancario Cassa Centrale Banca. Presidente Pacchioli, oggi un'assemblea significativa perché arriva a pochi giorni dalle celebrazioni del 120esimo anniversario della banca. Sì, è la 120esima assemblea che facciamo, questa della banca. E ovviamente continuiamo con gli eventi per quanto riguarda i festeggiamenti del 120esimo anno. Oggi parliamo di numeri perché l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per delle piccole modifiche statutarie che dobbiamo fare per via delle indicazioni della capogruppo. Può anticipare qualcosa a livello di numeri? A livello di numeri
anche se io non amo parlare di numeri perché siamo una piccola banca, però quest'anno abbiamo avuto l'utile più alto in assoluto di tutta la storia della banca, di 3.268.000 euro di utile nel 2022. Quindi un futuro roseo per la BCC Abruzzo e Molise? Sì, i numeri sono importanti, abbiamo indicatori che sono, diciamo, più che buoni, per cui dobbiamo continuare questa nostra attività come facciamo adesso e anche in futuro, cercando di, diciamo, di dare una mano quanto più possibile alle comunità del nostro territorio.